Laureata in conservazione e restauro dei beni culturali, negli anni si è appassionata al mondo della ricerca e della scrittura e ha collaborato a varie pubblicazioni incentrate su temi artistici. Al nostro artigiano ha già dedicato un saggio dal titolo Gli arredi lignei in Penisola Sorrentina, l'opera di Giovanni Massa, apparsa sul numero 12 della rivista La Terra delle Sirene, numero 32, edita dalla Bartolommeo Capasso, di cui abbiamo qui il presidente, e dove traccia un profilo biografico e professionale dell'artista, descrivendo in maniera puntuale il contesto culturale in cui operava. A te la parola. Allora, grazie a tutti, spero di essere all'altezza dei due relatori che mi hanno preceduto. Come spesso succede nei convegni, anche a me è successo di imparare cose che non conoscevo, e sono sicura che dalla frequentazione che verrà nei prossimi mesi, sia con l'architetto fiorentino che, e mi auguro insomma, con chi venga fuori, poi veramente come c'è nei progetti di Mena, una bella pubblicazione. Non vorrei spoilerare, come si dice, la visita guidata di oggi nel museo, nella casa museo di Antonino De Angelis, però io qualche occhiato nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, l'ho messa qualcosa per dire di nuovo rispetto rispetto diciamo ormai a 10 anni fa, perché nel 2013 fui invitata nel centro polifunzionale di Piano di Sorrento, però quello vicino alla Libra, insomma, dove ci sono dei lavori, da Felice Senatore, dall'associazione Ebalus, diciamo, cominciamo a parlare di Giovanni Massa, anche perché Mena, diciamo, è una sua antenata. Io mi sono legata alla farmacia Erolla, insomma, al figlio di Rita, della dottoressa, e mio marito, e quindi già da storica dell'arte, vedendo sempre quei mobili, insomma, mi ero appassionata a questo artigiano. E un'altra mia piccola passione è quella di studiare opere poco note, come oggi appunto diciamo tesori nascosti, quelle opere che magari, io lo dico sempre in ogni convegno, perché mi trovo a studiare chiese, dei piccoli borghi che hanno degli arredi, degli argenti, cose che magari dai grandi storici dell'arte vengono ignorati perché di poco conto, perché non c'è grande nome. Invece a me piace proprio studiare, diciamo, gli artigiani che sono meno conosciuti, ma che hanno una storia altrettanto nobile di quelli invece che hanno avuto la fortuna, diciamo, una fortuna critica diversa. E quindi mi ero appassionata un po' a questi mobili. Voglio fare giusto un appunto e ringraziare anche il dottor Rispoli, che oggi è qui con noi. Mi direte chi è il direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, dove è confluita ormai, forse qualcuno non lo sa, ma a settembre la gran parte dei mobili della farmacia Erolla. Ovviamente mia suocera avrebbe potuto fare un uso diverso, conservarli, perché sicuramente l'affetto c'è, ovviamente sono i mobili dei suoi antenati, però conservarli in un deposito, secondo me, appunto, se non si riescono a fare questi belli itinerari, rimangono lì ad impolverirsi. Invece in un museo, secondo me, come nobilmente fa anche l'architetto fiorentino, hanno una seconda vita, vengono tutelati e possono essere visti, e Giovanni Massa sarà conosciuto anche a Napoli, che magari qualche napoletano non conosce questo intagliatore, andando lì al museo, e oltre che avrà un posto di tutto rispetto nel lazzaretto, quindi l'ospedale della pace, quindi con artisti come Giacomo Del Po, insomma, starà in buona compagnia questo nostro artigiano della... Ovviamente oggi è stato chiamato ebanista, intagliatore, perché cerchiamo di appunto nobilitare questo personaggio. Io lo chiamo artigiano perché per me anche questo termine è molto nobile, perché comunque vuole indicare chi fa un lavoro con le mani, no? I cosiddetti manufatti. Opere che sicuramente non sono di serie, gli artigiani fanno opere che non sono di serie, ma che sono uniche anche nel piccolo, nella piccola imperfezione, hanno diciamo un valore ancora superiore nella differenza, diciamo, da un manufatto all'altro, li acquistano valore. Vi faccio vedere qualcosa che già appunto ringrazio anche Enzo Puglia, che c'è, che mi diede la possibilità 10 anni fa di pubblicare questo saggio, perché 10 anni fa, quando io appena laureata più o meno, da poco, era anche difficile, diciamo, trovare chi ti facesse scrivere qualcosa, magari per mettere a frutto un po' gli studi che si sono fatti, perché questi sono settori un po' elitari ancora. Questo è
quello che secondo me fa morire un po' la cultura, perché soltanto pochi possono accedere alla cultura, soltanto pochi o pochi eletti possono scrivere, soltanto pochi ne possono parlare. Invece io credo che più ne parliamo, più si diffondono conoscenze, più insomma queste cose sopravvivono e non muoiono mai. Allora, Giovanni Massa, abbiamo questa foto che è il ritratto insomma che ci ha offerto Mena. Abbiamo parlato appunto dei suoi committenti, già ci ha detto Antonino De Angelis, e sicuramente ha fatto bene ad evidenziare che non è solo un semplice artigiano, ma un artigiano molto colto, che si confrontava con una committenza colta. Appunto abbiamo detto la principessa Maria Sturza, lo scrittore americano Crawford, anche Francesco Saverio Airol era comunque tra i primi farmaci, insomma la farmacia storica di Piano di Sorrento era un dottore, e con lui poi vedremo che addirittura io lo leggerò il programma iconografico che è stato steso nella farmacia, perché è soltanto, cioè, difficile ricordare tutto quello che Giovanni Massa, io penso in accordo con il committente, ha raccontato in quegli intagli. Questi appunto sono gli intagli che troviamo nella villa Crawford, e qui diciamo lui dà un panorama, come abbiamo detto, di tutta quella che era un po' la sua formazione, perché nel salone che vediamo qui al pian terreno ci sono tutte quelle figure che ci ha fatto ben vedere l'architetto fiorentino, quindi sicuramente abbiamo le prove, questa non ho messa come foto, dei disegni che ha Antonino De Angelis, che sono proprio firmati, cioè insomma da Antonino Maresca, quindi diciamo che questa formazione c'è stata, e sono bellissimi questi disegni, che questi non li ho spoilerati, per vedere proprio l'abilità di questo artigiano, che dico parti anatomiche con una perfezione, non lo so, disegni michelangeleschi, come devo dire, comunque una perizia anche nel disegno, quindi oltre che nell'intaglio. Quindi c'è stata questa formazione, ma io credo che c'è stata appunto una frequentazione forse non canonica, forse non sarà stato allievo dell'Istituto Reale dell'Intaglio, però sicuramente, anche se non è stata una formazione canonica, lui magari andava lì, incontrava grandi o magari prendevano dei caffè, si confrontavano, perché davvero i motivi iconografici sono molto simili, e sembra appunto di conoscere, di parlare anche lui un po' quella stessa lingua del senese. Infatti abbiamo visto praticamente, vabbè, adesso andiamo a vedere qualche particolare, che così vediamo anche un attimo, il computer fa capricci, cioè sono io che faccio capricci. Ecco, per esempio abbiamo visto queste sirene, le abbiamo già incontrate, e anche lui, per sorreggere questi architravi che incorniciano le porte, usa queste possenti sirene. Ci sono questi mascheroni che pure ricorreranno molto spesso, qui viene dato il dio Bacco, c'è questa attenzione all'istico, qui ci sono le foglie di vite ovviamente per il collegamento al dio del vino, però questi girali, queste conchiglie che le ritroviamo spesso troviamo i rosoni, perché anche lui, diciamo, utilizzando diciamo questi, è sempre lo stesso elemento iconografico, è come se firmasse un po' le sue opere, perché Antonio poi ci dirà meglio, perché ha trovato dei trafori dove c'era il cognome Massa, quindi probabilmente lui qualche volta l'ha utilizzato, però io nelle opere che ho avuto modo di vedere non ho mai trovato la sua firma, ma soltanto il monogramma, come abbiamo visto anche per il letto di Maria Sturza. E lui anche nel monogramma, nell'utilizzare le iniziali dei suoi committenti, formava dei decori, perché li intrecciava in una maniera così raffinata e li metteva sempre in delle cornici, in degli stemmi. Ma adesso andiamo a vedere proprio quello di Crawford, che ce l'abbiamo qui al piano superiore, perché dicevo mostra tutta la sua conoscenza. Abbiamo nel salone che abbiamo visto questa quasi in horror vacui, no? c'erano tanti elementi naturalistici, l'inserimento dei mascheroni, l'inserimento delle sirene, quindi quasi questo, cioè quasi a volte soffocante pure tutte le cose, come se lui volesse mettere tutto quello che sa fare insomma nelle sue opere. E poi invece nel piano superiore abbiamo questo gusto un po' neoclassico che abbiamo visto anche in altre opere che ci ha fatto vedere l'architetto fiorentino, quindi sono un po' più pulite, ci sono queste paraste, capitelli ionici, e qui abbiamo invece questo complicato insomma decoro che fa anche con le iniziali del suo committente, inserisce questi draghi, anche il drago era una, si ritrova molto nelle opere anche del senese, questi sempre
frutta, fiori, insomma opere davvero ricche che mostrano tutta la sua perizia artistica. Adesso qui raccontiamo un po' la storia della farmacia, che a parte che diciamo era una delle opere che fino a poco fa si era conservata integra, però appunto il dottor Rispoli ci ha assicurato che sarà ricostruita, diciamo, in un ambiente soltanto la farmacia, quindi avremo diciamo anche già nello spostamento si era un po' snaturata, perché la farmacia è a pochi metri di distanza dalla bottega di Pissi Pissi a via San Michele, perché quest'opera è anche datata 1898, infatti basta della, diciamo, della cornice dove venivano, dove erano poste le porte, c'è proprio l'incisione della data. In quel periodo il centro commerciale di Piano di Sorrento era proprio via San Michele, quindi era un centro vivissimo di attività, appunto, di tutti i mestieri che ci ha raccontato Antonino De Angelis, mentre oggi anche quello si è snaturato, c'è molto poco, e spostandosi, diciamo, la vita commerciale di Piano di Sorrento, anche la farmacia paradossalmente per sopravvivere ha dovuto fare questo cambiamento. Poi motivi di sicurezza, anche il Covid ha un poco cambiato la situazione, perché anche avere questi mobili, insomma, non era pratico per accogliere i clienti, si è dovuta fare questa scelta. È rimasto però in sede questo quadro di Luigi Ronzo Pappadà, che raffigura proprio il committente, insomma, Francesco Saverio Rolla, e qui appunto abbiamo uno scorcio di quella che doveva essere la farmacia. Vi volevo solo leggere, perché veramente è un programma iconografico davvero molto complesso. Medaglioni di forma circolare e quadrata che decorano la base delle vetrine laterali e del banco mostrano da sinistra verso destra il malato che caccia fuori la lingua accanto al caduceo, i profili di Galeno e Ippocrate separati da un ovale con i vecchi strumenti del farmacista, il vaso, il mortaio, l'alambicco e un libro aperto su cui è incisa la legge dei pesi di Lavoisier. Il peso di un composto è sempre uguale alla somma dei pesi dei suoi componenti. E infine il gallo con l'iscrizione Gallus vipere scienza mali insidias fugat. Come il gallo mette in fuga la vipera, così la scienza allontana le insidie dal male. Potrei continuare, non so se magari leggo un altro po', però già questo ci fa capire appunto di come davvero un artigiano che appunto spesso prima diciamo negli ultimi anni si sta nobilitando un po' questa, la figura dell'artigiano, però prima veniva quasi considerato una persona poco colta che magari non era andata a scuola, non aveva studiato, si era messo a lavorare e aveva usato, diciamo, le proprie mani per lavorare. Invece, cioè, dimostra veramente una grande cultura che probabilmente gli viene dal dibattito col committente, ma sicuramente io immagino che sia stato un grande studioso. Poi vedremo, anche perché Antonino De Angelis mi ha fatto vedere, insomma, dei cataloghi che aveva, quindi era una persona che cercava anche di rimanere, di conoscere quelle che erano le mode del tempo, quelli che erano i gusti. Sulla parte alta della stiatura centrale, alle spalle del banco, svettano due putti erculei di stampo rinascimentale che sorreggono un grande tondo raffigurante la lotta di San Michele Arcangelo e contro Satana. Questa parte che adesso ce l'ha il dottor Rispoli, però si spera che ritorni in farmacia anche per un po' di, diciamo, di legame col territorio, perché viene raffigurato San Michele, patrono di Piano di Sorrento, e verrà fatto un calco invece esposto, insomma, lì. Poi anche questo dovrà essere studiato. E poi mi auguro che dai nostri confronti veramente riusciremo poi a supportare il dottor Rispoli anche con documentazione da mettere accanto ai mobili, per raccontare veramente la storia di questo artigiano. Dalle mani di questi bimbi paffuti pendono nastri arricciati con i nomi degli scienziati a cui si deve la scoperta dei principi fondamentali della chimica moderna, e Lustac, Dalton, insomma, praticamente lui parla anche di tutti gli scienziati Lavoisier, che già abbiamo nominato. Quindi diciamo che veramente era un apparato ricchissimo. Voglio far vedere un particolare, questo a cui facevo riferimento, a questi putti erculei che sorreggono il medaglione, insomma, all'ovale con il San Michele. Anche qui compaiono sotto queste figure, diciamo, questi mascheroni, queste maschere un poco, diciamo,
voi posso dire che sembrano quasi mettere dei grilli un po' anche spaventose, che però erano molto di moda a quel tempo. È un pezzo che invece è rimasto in farmacia e che vi auguro, insomma, di andare a vedere, che vi invito ad andare a vedere, La Cassa. Invece anche questa, c'è La Cassa, no? Perché io vedo entrambe, anche la diapositiva successiva, che raffigura un'Italia turrita, quindi con lo stemma di Savoia. La cosa che sorprende è che questo è legno di noce, probabilmente mi può venire incontro più l'architetto fiorentino, forse è molto duttile come legno, perché riesce ad ottenere degli effetti quasi pittorici, come si vede anche in questi, anche questi piccoli angeli vengono conservati con le borse d'ossigeno, pure questo piccolo pannello viene anche questo conservato nelle vetrine della farmacia e sembra quasi lo stiacciato donatellesco, ce lo dico, perché veramente riesce a ottenere effetti pittorici col legno, quindi ci troviamo davvero di fronte ad un artigiano molto molto abile. Invece qui anche queste le trovate ancora in farmacia, sono gli sgabelli. Qui ho messo una foto rubata sempre da Antonio De Angelis al suo museo, che c'è questo traforo che non, ricorda credo quelle sedie, ma non so se è proprio insomma lo stesso. E anche qui l'ho messo accanto ad uno sgabello invece che era datato insomma tra il 5 e il 600, che si trova al museo del castello di Milano, per far capire insomma questo gusto nell'Ottocento anche di recuperare non solo modelli diciamo rinascimentali ma anche del 500, e quindi avevo avvicinato insomma queste due sedie. Abbiamo parlato già anche, così ve le faccio vedere, se qua, in questo tour diciamo ho provato un po' anch'io a fare questo tour nella penisola con le immagini. Questa è la scrivania del sindaco di Sorrento, il legno di noce, qui c'è lo stemma, ha cercato di farlo in bianco e nero per far leggere meglio che c'era scritto Real Scuola d'Arte di Sorrento con la data 1905. E questa la mettevo anche per far capire che sicuramente diciamo i motivi, cioè, motivi iconografici, ma anche proprio le scelte stilistiche erano molto simili. Quindi questo è un prodotto che usciva dall'area scuola d'arte, ma in questi telamoni, in queste cariatidi a tutto tondo comunque vengono ricordate insomma le sue opere. Quindi diciamo che un dialogo con la scuola sicuramente c'era. Questa invece è la stanza di cui ci parlava Mena Gentile, che scusatemi non ho ringraziato la Fidapa per l'invito, ho ringraziato alla fine soprattutto Mena, che mi ha aperto le porte già 10 anni fa e mi ha fatto vedere tutti i mobili insomma di casa sua. Questo appunto è un letto, è un armadio in legno di noce della camera appunto di Maria Luigia Massa, e che dovrebbe risalire intorno al 1910. Qui ho messo vicino sempre un disegno di Antonino, sempre rubato, foto anche un po' a scherzo, perché poi dovremmo collaborare e che mi auguro che veramente riusciamo a mettere insieme tutto il materiale. Allora, il mobile non è proprio questo, però io li ho avvicinati perché il bozzetto, il disegno, che anche questo mostra appunto la sua perizia nel disegno, ricorda in questa specie di insomma di cuori, diciamo questa immagine insomma tra il cuore e il fiore che ricorre anche nel bozzetto. E lo stesso ho avvicinato un altro disegno sempre dell'archivio di Antonino De Angelis, di questo tavolo che anche non dovrebbe essere proprio un ovale come il tavolo, questo appartiene sempre alla famiglia Irolla, siamo in tema natalizio perché l'ho fotografato adesso, e anche qua volevo farvi vedere anche nella stanza di Maria Luigia insomma il tema del rosone, torna sempre questo rosone, infatti diciamo questo qui era un po' il marchio di fabbrica, cioè nel senso che sicuramente dove c'erano programmi iconografici molto studiati, lui secondo me nelle opere dove si diverte di più e dal meglio di sé, nelle opere un po' più ordinarie diciamo che seguivano lui usa dei marchi di fabbrica. Cioè, quindi dove non c'è la storia compare l'elemento quasi sempre lo stesso elemento decorativo, come in questo caso quello del rosone. E quindi il rosone lo troviamo qui, ma lo troviamo anche nel tavolo di casa Irolla, per dirci. Però diciamo sono un po' indecisa perché il tavolo sembra più rettangolare, però la cosa molto particolare, non so se si riesce a vedere, che questi piedi
del tavolo lungo i quali si snodano questi racemi di fiori sono proprio gli stessi, quindi probabile può essere anche che era il primo disegno che poi è cambiato in corso d'opera. Quindi questo piede è proprio molto lavorato, sembra essere proprio quello del disegno. Tornando nei comuni, invece il comune di Piano di Sorrento per un periodo c'è stato proprio, ci sono stati sia il tavolo, insomma le sedie realizzate da Giovanni Masta, adesso si trovano nei depositi di Villa Fondi De Sandro. Anche qui ritorna nella sedia, nello schienale, diciamo il rosone che abbiamo trovato. Questo qui, sempre che sono un po' divise nella stanza proprio del sindaco, dovrebbe esserci ancora un lampadario che forse ancora era suo, è una specie di libreria dove torna sempre il tema, insomma, del rosone. Questo è anche un disegno che ha Antonio De Angelis, del parco colonnato dell'Ordine della Cappella di Santissima Annunziata nel Rio Neangri, che andrete a vedere da vicino, e lui vi racconterà, a parte che vi farà vedere il disegno da, insomma, potrete vederlo, e vi spiegherà pure il fatto della scala che non c'è, e quindi lui l'aveva pensata in maniera molto più elaborata di quello che era. Quindi diciamo che adesso ci sarà una piccola carrellata di opere di argomento sacro, quindi anche questo dà una diversa sfaccettatura di quest'artista, che sicuramente aveva una committenza laica, insomma privata, ma anche una committenza ecclesiastica, anche se io sostengo che i migliori risultati li ha ottenuti comunque nel campo, diciamo, secondo me, della committenza laica, se ha dato il meglio di sé, insomma, anche perché se forse anche più liberi, insomma, di esprimere l'estro anche con argomenti, insomma, più vasti. Questo è un inginocchiatoio che invece si trova nella Basilica di Santa Maria dell'Aura a Meta, però anche qui, insomma, in queste figure alate, diciamo mostra appunto di essere lui, mette la sua firma, perché queste figure, diciamo, sono proprio sue. Ci sono queste, sono dei puttini, però mentre il puttino al centro è quello, diciamo, canonico, è molto interessante che invece diciamo per queste gambe si trasforma poi in fogliame, quindi scompaiono quasi le ali e vanno a comporre invece poi i piedi dell'inginocchiatoio. Queste invece sono due opere, insomma, il crocifisso che è posto all'esterno della cappella di San Vito a Sant'Agnello, che è stato meno ridipinto, quindi, mentre invece, vabbè, il Sant'Antonio, addirittura questa è una mia foto vecchia, ma ne ho vista una che è ancora, cioè, ancora peggiore, cioè, nel senso che a volte si fanno dei restauri e pensando di migliorare l'opera si aggiungono solo degli strati di pittura, invece quello finisce soltanto per danneggiarla. Infatti sembra un grosso manichino con poco plastico, diciamo, mentre invece la sua perizia, secondo me, è molto evidente, più evidente in questo bozzetto che si conserva sempre a casa di Mena, di questo San Giuseppe con Bambino, che lui stava realizzando, non ha completato. Però invece qui c'è una certa plasticità, diciamo, rispetto, insomma, ai precedenti esempi che sono stati ridipinti, anche per esempio gli arredi a Villa Crawford, nel tempo anche quelli sono stati soggetti a molte ridipinture, quindi sono molto appesantiti e la plasticità si è un po' persa. Invece questo, che è allo stato grezzo, che non è stato, insomma, dipinto, mostra proprio tutta la sua perizia. E un'altra foto di Antonino che poi chiudo. Ah no, non chiudo, perché poi sono i cataloghi, avevo dimenticato, sono quelli dei calchi. Quindi diciamo che è un artista appunto colto, che guarda al mondo classico, perché sicuramente è una moda, come ha detto bene Antonino, lui vive a cavallo di due secoli, nel passaggio, diciamo, anche da un linguaggio figurativo all'altro. Quindi alla fine del secolo c'era ancora questo interesse per il mondo classico, il mondo rinascimentale, e quindi lui, aiutato anche dai calchi, porta appunto questo linguaggio nelle sue opere. Però contemporaneamente guardava questi cataloghi, che poco invece hanno a che fare con le sue opere, però rimaneva comunque aggiornato su quello. Questo è un catalogo francese, non vorrei sbagliare col nome, tipo Le Vite, non lo so, perché il francese non l'ho studiato, ahimè. Appunto, questo era un importante mobilificio francese, e lui conservava molti cataloghi, quindi si aggiornava sulle mode del tempo. La cosa curiosa, che invece spero di indagare con Antonino, che invece questi altri cataloghi, che fanno sempre parte della sua collezione, quindi ne vedrete proprio delle belle, a me dispiace che non mi possa seguire,
però veramente, perché sarebbe già un primo confronto che potremmo fare. E questo è un catalogo, mentre di quello francese si trovano per esempio su eBay, ancora se ne parla, invece di questa fonderia artistica non ci sono quasi notizie, ci sono solo degli elenchi di esercizi commerciali, sembra che si trovasse a Novara, ma la cosa che mi incuriosisce è che era una fonderia artistica di decorazioni di mobili, quindi la cosa curiosa è che queste erano decorazioni già fatte però in metallo, quindi in bronzo, perché c'era pure questa moda di alternare legno a bronzo. Visto lui probabilmente potrà essere un fornitore per le piccole rifiniture, ma io credo che invece prendesse ad esempio anche quelle, perché comunque per seguire la moda del tempo penso che riprendesse ad esempio quei bronzi e poi trasformava in legno. Quindi la sua particolarità era quella, che comunque prende, perché infatti c'è il rosone, per esempio ho preso qui una delle foto, però vediamo anche questo fogliame tutto accalcato, cioè, ricorda molto se queste figure, queste sirene, queste maschere, i demoni, diciamo, tornano anche in questi, in questi cataloghi. Quindi sarebbe bello capire insomma cosa ne faceva, cosa faceva. Probabilmente sì, lui cercava comunque ispirazione, quindi diciamo si è formato sicuramente con questo artista locale, che poi se non mi sbaglio proprio una pubblicazione di Luigina De Vito che sta qui, se non mi sbaglio faceva anche ex voto di Argomento Marinaro, questo Antonino Marisca, quindi diciamo partendo da questo pittore locale, poi aperto gli orizzonti frequentando sicuramente l'Istituto d'Arte con il senese Guidi, e, insomma con Guidi e Grandi, e poi con i cataloghi continuava ad aggiornarsi. E poi la cosa che a me sorprende, che è vero che forse ci furono degli aiuti in famiglia, ma sembra che il grosso del lavoro l'abbia fatto lui, quindi come Luca Giordano veniva detto Luca fa presto, noi abbiamo Giovanni Massa fa presto, perché veramente ha lasciato mobili forse veramente all'epoca in quasi ogni casa. Io credo qualcuno più ordinario, magari chi aveva meno disponibilità economica aveva il mobile un po' più ordinario, chi aveva più disponibilità invece ha fatto sì che realizzasse questi grandi capolavori. Quindi veramente un artista eclettico, prolifico, che mi auguro appunto venga approfondito ancora di più. Grazie.